extraterrestri. Chi sono? Perché vengono sulla Terra? Un contatto che va avanti da millenni. Le straordinarie esperienze di Marco Mansili con i viandanti delle stelle, raccontate nel suo ultimo libro. Buongiorno a tutti, sono Carlo Brivio, titolare di questa azienda chiamata Il Cerreto, azienda agricola biodinamica. Sono contento che siate tutti qua oggi. Il mio amico Giorgio e Pier, che è un po' che non ci vediamo, loro sanno benissimo quando noi abbiamo iniziato 23 anni fa com'era la situazione. Sono contento che adesso vedano una realtà che funziona, con gente, dove c'è vita, e quindi la scommessa che abbiamo fatto in quegli anni là mi sembra che stia dando i frutti. Ora io lascerò spazio a loro per tutti gli argomenti che tratteranno e le domande che spero arrivino numerose. Vorrei solamente portare uno spunto di riflessione sull'attività che facciamo qua, che è quella di produrre cibo, cioè noi produciamo alimenti, e soprattutto in questo periodo di questo Covid o tutte queste pandemie che vengono, vorrei anche sentire da loro l'importanza di quello che facciamo e i collegamenti di sanità per l'uomo che hanno la produzione di un alimento sano e fatto con rispetto della terra. Quindi questo è un argomento che magari svilupperemo più avanti. Ora io, visto che il sole è un po' sceso e quindi la calura si è un po' attenuata, passerei la parola a loro e iniziamo pure con le nostre cose. Grazie Carlo. Se vuoi Giorgio, qui c'è questo. Sì. Sì, ho tutto. Buonasera a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora intanto ringrazio il mio caro amico Carlo, il dottore Brivio e il mio amico Pier. Ma noi non siamo in realtà i protagonisti veri della serata, noi siamo forse delle belle coreografie o degli esperti, dei commentatori, delle persone che stasera invece sono i protagonisti, che sono queste due persone che voglio chiamare qui, che sono Marco Mansili e Sandra De Marco. Prego. Che poi Pier chiamerà al momento opportuno. Intanto ve li presento. Marco, dovrei prendere il posto anche di Sandra, perché Sandra ha fatto un intervento medico e oggi vi saluta così, e gli ho detto, visto che sei di riposo, ti faccio lavorare, firma i libri, così lavori lo stesso, grazie. Allora, compratevi i libri, una l'autrice ve lo firma e anche ovviamente il mio caro iniziato, questo è un iniziato. Poi Pier, quando tu decidi. Sì Giorgio, io Marco penso... deve sì. parlare, deve certo, dire... poi lo invitiamo al tavolo. Piero, se è possibile procurare un'altra sì. sedia anche per quindi Marco. Là c'è il tavolo dei libri, questo è il libro La Voce del Sole, del quale parleremo oggi. Costa carissimo, 0 euro, però fate un'offerta, perché i ragazzi sapete più o meno cosa costano i libri. Gli editori sono i ragazzi di Gubbio, dell'Arca di Gubbio. Sandra e Marco hanno rinunciato ai diritti d'autore, cioè nel senso che li mettono a disposizione dell'opera, quindi tutto ciò che voi donerete, ogni libro, faremo delle ristampe. Intanto il primo applauso va al successo di questo libro, che è la seconda ristampa. Uh-huh.
Ecco, Pier, io ho fatto da anfitrione, adesso Sì, Giorgio, sono a tua disposizione, a vostra allora disposizione. viviamo momenti particolari. Io ti chiederei di dare un tuo messaggio. Sei stato alcuni mesi lontano dall'Europa, dall'Italia, in America Latina, e quindi se vuoi fare un compendio collegando questa esperienza, questa situazione, del perché, che cosa l'ha determinata, e magari unirla a un altro aspetto importante, che è quello che ha detto Carlo, che è la cura del pianeta e anche del corpo umano, un po' mutuando l'antico assioma del mens sana in corpore sano. Quindi se vuoi parlare di questo, e poi entriamo nello specifico del Sì, libro. allora intanto mi collego a Carlo, questo posto mi ricorda molto posti che il cielo mi ha indicato per frequentarli e vivere delle esperienze mistiche e spirituali. Questo posto l'ho visto quando è nato, Carlo ricordava 23 anni fa, era molto vergine, ma aveva la stessa energia che ha oggi, cioè quell'energia, chiamiamola così, solare, rapporto terra-sole, madre terra e padre sole. E Carlo, che iniziava il suo percorso, adesso è diventato tra i più esperti al mondo della biodinamica, del cibo biologico. E iniziava a cercare di capire come poter sfruttare questa energia, io la chiamo solare, di questa terra. E scoprimmo nel tempo che qui vicino, non vi dico il posto perché può rischiare di essere meta di curiosità, però qui vicino, dentro questo territorio, questa tenuta, c'è una porta dimensionale. Cioè, lui mi racconta una storia di ve la sintetizzo, di una specie di contadino che la gente diceva che usciva del fuoco da un posto esattamente qui vicino, come se uscivano degli esseri o un essere un fuoco. E quindi Carlo mi racconta questa storia e io gli dico: ma dove si trova sto posto? Si trova nel mio terreno. Molto interessante. Praticamente ci andiamo, io nel posto che si può andare a piedi, e io vedo che è una porta dimensionale, cioè da qua si entra come in tanti posti, come a Sant'Elpidio dove mi è apparsa la Madonna sull'Etna, si entra nell'Eldorado. Quindi questa energia. Poi scherzando con Carlo, ma non è che questi escono qua, io devo fare l'agriturismo, come va a finire qua? Finisce tipo Fatima. No, no, non ti preoccupare, non facciamo uscire nessuno, se escono li facciamo uscire così, in sordina. A parte gli scherzi, certamente è una porta dimensionale. Si aprirà al momento opportuno, adesso non lo so quando, so il perché. Ma non so quando, so perché si aprirà questa come le altre porte dimensionali, perché devono eventualmente prelevare o uscire da questi luoghi, questi esseri, nei momenti, perché ci saranno, e adesso rispondo anche a Pier, momenti di grande difficoltà per l'umanità. Parlando di terra, c'è un'altra terra come questa che si affaccia sull'Oceano Atlantico e si chiama Uruguay, ma tutto il territorio sudamericano, Argentina, Uruguay, Brasile, diciamo, il Sud America è già da sola una porta dimensionale. Però la parte del sud e la parte centrale, Messico e Perù, eccetera, sono i più alti a livello energetico, di energia. Perché nel polo sud, verso il polo sud, c'è la base più grande degli esseri di luce che entra proprio dal polo sud, e quindi sotto, che parte dal polo sud fino al Centro America. Quindi
Quindi sono 15.000 km di energia purissima che viene dal basso, al di là delle gravissime difficoltà sociali che vive il Sud America, ma le vive per colpa dei politici corrotti, mafiosi, non perché la terra non dà. La terra dà tutto. È la terra più fertile del mondo, sia marina sia terrestre. E lì io ho vissuto tra le mie più grandi esperienze della storia. Io ho ricevuto 2 stimmate lì, nel costato e nella fronte in Uruguay. E ho visto gli esseri di luce, ho visto Gesù Cristo, insomma ho avuto tante esperienze. L'ultima, che vi racconto in breve, ma molti di voi la conoscete, è su un luogo che si chiama La Paloma, Colomba significa in italiano, e dà sull'Oceano Atlantico. Di fronte a questa piccola cittadina balneare, turistica ma poco frequentata adesso che si va verso l'inverno, verso l'autunno, io ero presente in autunno, è straordinaria. Di fronte a te non c'è niente, cioè devi fare il giro del mondo per trovare la terra, devi andare in Australia, così, questo è l'Uruguay, tu per vedere la terra devi fare così e qua sotto trovi l'Australia, cioè c'è un ricongiungimento Oceano Atlantico, Oceano Indiano, Oceano Pacifico senza terra. Quindi c'è un motivo ovviamente energetico, quindi io lì una notte vengo trasportato letteralmente. Cioè io esco dall'hotel, lascio dei giovani studenti che io stavo dando delle lezioni lì, sia di arte con Sonietta, perché io non sono un artista, ma di cultura generale, giornalismo, spiritualità. Era una specie di meeting. Io una sera alle 11 esco dall'hotel e sento questa chiamata imperiosa che devo avere un'esperienza. È la stessa cosa che sento quando sanguinano queste stigmate, sento questa chiamata, ovunque mi trovo. Quindi dico, che succede? E intraprendo, esco, vado in spiaggia, faccio 10 metri, l'hotel è a 20 metri dal mare, come da qua alla casa. Esco, faccio 10 metri, di notte c'era la luna piena, e istintivamente vado verso la sinistra sulla sabbia, camminavo con queste scarpe, il mare è bellissimo, dico, qui vedrò qualcosa, succede qualcosa, invece non vedevo niente, non succedeva niente, allorché non è che mi rattristo, sono sempre a disposizione, salgo sulla strada, allora questo è il mare, questa è la spiaggia, questa è la strada, giro, faccio così e vado nella strada, la strada normale, dico, ma non succede niente, torno indietro, vedo il mare, io credo di essere dove ero, a 50 metri dalla terra, invece ero a 4 km di distanza, sulla spiaggia, che la spiaggia è un golfo, quindi come se io avessi saltato, avessi fatto un salto, e sono andato in quella spiaggia lì, che è sempre la stessa, però si chiamano spiagge diverse. Lì mi trovo un po' spaesato, ho detto, ma qui non è lo stesso posto, dove è l'hotel? È sparito l'hotel, me l'hanno tolto. E lì vedo una luce che si avvicina, io dico faccio un piccolo registrazione, dico, vedo una luce, e poi stacco. E cos'era questa luce? Una sagoma che veniva dalla distanza dove ci sono quelle auto. Vedevo questa lucina, questo lume di candela avanzare, lume di candela che avanza, però non è che vedevo uno che camminava, che levitava, man mano che si avvicinava questo lume di candela prendeva la silhouette umana, che da distanza vedi un lumicino, più che si avvicina vedi la forma umana, più si avvicinava vedevo la forma
classica, i capelli lunghi, ma tutto di luce, non si vedeva il volto, finché non arriva a distanza umana, che vedo tutti i lineamenti, però siccome c'era la luna e siccome era mezzo buio, lui ha la fortuna di accendersi la luce, io lo vedevo bene e quella zona era illuminata, 3-4 metri di quella zona era illuminata dalla sua luce. Però era un corpo fisico ed era lo stesso giovane eterno che io amo tantissimo, che ho visto tante volte, io non lo so quante volte, tante, tantissime. Ma fisicamente non centinaia, una decina di volte, poi nelle visioni l'ho visto milioni, migliaia di volte. E allora, siccome io sono anche umano, un po' come gli apostoli, dentro dico, ma sono sicuro, è sicuro che è lui, no? Allora, siccome lui legge nel pensiero, mi allunga la mano, si avvicina. Quando mi allunga la mano, ho sentito, ma allora si vuole fare toccare, si fa toccare, che era materializzato, malgrado la luce si vedeva, sai, non lo so, uno illuminato, Come quella sì, foto. come quella foto, però quella è la silhouette, lui proprio si materializza, io vedo la tunica, vedo le mani, però c'ha questa luce che mi permette di vedere benissimo. E allora mi stringe la mano come la stringono i nostri fratelli del cielo, così, in questo modo. E mi dice quello che mi ha detto nel messaggio che vi ho mandato a tutti. Questi dettagli non li ho scritti perché mi piace più raccontarli. Ho scritto qualcosa di questi dettagli. Toccami. Le cose che mi sono colpite. Io poi ho scritto il messaggio che mi hanno colpito tanto tanto e toccami. E poi che mi dice una novità assoluta per me e per noi, ritornerò dal mare. Quindi lui scenderà con potenza e gloria dal cielo, ma scenderà non sulla terraferma, ma sul mare. E da lì poi andrà dove vuole andare, dove lui ha programmato di andare. Ma tutto il mondo lo vedrà, tutti. Quindi non lo vedrà atterrare in una piazza, lo vedrà atterrare, scendere sul mare. E poi mi ha detto tante altre cose importanti che riguardano il messaggio che ho scritto, ma anche alcune cose che dovranno succedere nella mia vita e che di fatto sono accadute, alcune cose che lui mi aveva preannunciato. Non è che mi dice, che so la vostra domanda, ma cosa, come ti ha detto esattamente? Alle 8:30 prendi la macchina, ti fermi in quel ristorante, ti accadrà questo. Loro non parlano così. Loro indicano il soggetto, il tempo e ciò che deve accadere. Facciamo un esempio. Se lui mi avesse preannunciato che al ristorante da Calogero a Palermo avrei fatto un incontro con una persona importante o sarebbe accaduta un'esperienza, il loro linguaggio è così: ti recherai nella città, la nuova Gerusalemme di questo tempo, lì in una dimora dove dispensano pane e pesce o pane per gli uomini, avrai un. Ecco, questo è il linguaggio, diciamo, che loro usano, solenne. Non perché se la tirano, ma perché noi dobbiamo vivere quel misticismo e vivere, leggere, vivere, ascoltare quei concetti per realizzare i valori dello spirito nella materia come loro vogliono. Perché Gesù può dire vai al ristorante, arriverà un tizio, ti darà un messaggio, lo può fare, però siccome vuole che io alimento quel misticismo e quell'incontro spirituale e lo memorizzo per sempre e lo trasferisco a tutti gli altri fratelli, il loro linguaggio, anche su cose che possono sembrare comuni, è sempre solenne. Lo era anche quando Gesù 2000 anni fa era in mezzo a noi, cioè io non mi ricordo perché io mi ricordo. Siccome non ti ricordi, sì, perché io mi ricordo che l'ho vissuto quel momento.
E lui non era mai, diciamo, non parlava mai comune come noi. Ciao Pier, adesso vado, andiamo a mangiare, te lo fai un bicchierino, tipo così. No, lui aveva sempre questo linguaggio solenne, tranne quando scherzava. Quando scherzava era più umano, faceva qualche battuta. Però quando parlava anche di una cosa comune, ci alziamo e andiamo adesso al ristorante, ecco, ci alziamo, ragazzi, fratelli, stasera ci alziamo e andiamo al ristorante a consumare una cena. Cioè, questo è un discorso da conferenza, non tra amici. Oh, andiamo a mangiare stasera qua al ristorante, ci mangiamo una pizza. Ecco, Gesù non lo faceva. Aveva questo modo così galante, però quando scherzava con gli amici sfotteva, in sostanza, prendeva in giro, ma sempre aveva un fine, assolutamente. Quindi il linguaggio solenne è usato da questi esseri finché noi cresciamo. Questo è quello che mi è accaduto in Sud America. Per la cosa più importante è stata questa. Tutto il resto stiamo creando una grande comunità di giovani e questo mi fa piacere. E questo è quello che vuole Cristo tra l'Italia e il Sud America. Giovani che seguono il messaggio spirituale, però di fatto ci tengono a essere laici, cioè avere ognuno la propria fede. La maggior parte segue il mio percorso spirituale, ma ci sono anche musulmani e addirittura non credenti che credono nella nostra causa, che è quella di lottare contro il sistema. Nel linguaggio teologico parte tutto da un messaggio che io ho ricevuto, che sono 30 anni fa che l'ho ricevuto, che è quello dove mi viene data indicazione di attaccare l'anticristo. L'anticristo non è che tu vai in piazza in città del Vaticano e ti metti a gridare e puntare il dito. L'anticristo è un sistema molto complesso che noi abbiamo identificato nelle mafie e in tutto ciò che è collegato ad esse. E questo movimento, dove alcuni sono anche qui presenti e altri sono collegati, che Sonia Tabita, mia figlia, di fatto ha fondato insieme ad altri giovani, è un movimento di solo artisti intellettuali, tutti che esercitano e pongono in essere un talento: poeti, cantanti, scrittori, disegnatori, pittori, attori. E quindi è straordinario. Due scuole stanno per nascere quest'anno, una a Montevideo, credo che sarà la più grande del mondo, e un'altra a Palermo a settembre, tra settembre e novembre, che non è la più grande del mondo, a Palermo come sede, però è la più importante al mondo perché diventerà il centro mondiale dell'informazione che dovrà spiegare a tutti che cos'è quest'anticristo, che non è una cosa che si mangia, e lo farà attraverso la rivista Antimafia, attraverso decine e decine di spettacoli che hanno già fatto i ragazzi, con musica. Abbiamo una band di musica, abbiamo attori già professionisti, abbiamo fatto dei spettacoli che su YouTube hanno avuto centinaia di migliaia di telespettatori. Questa è parte della missione. E poi continuare fino con Pierre, con Marco e con Sandra e con e gli altri nostri messaggeri, che siete messaggeri, a divulgare il messaggio di Cristo, della presenza extraterrestre e soprattutto della seconda venuta di Cristo, senza dimenticare che nella nostra opera c'è anche un'associazione umanitaria che io chiamo Soccorso d'Amore, dove mio figlio Giovanni è diventato il leader con dei progetti straordinari che adesso abbiamo fatto tanto in Argentina e continueremo a fare, però adesso nella nostra Italia, a Palermo, che sembra l'Uruguay o l'Argentina. Ci sono tante difficoltà, non solo di bambini, ma di giovani. E
Giovanni si è trasferito addirittura a Palermo e a Palermo stiamo mettendo in pratica dei progetti con i missionari siciliani, perché abbiamo dei missionari in Italia, sacerdoti, laici. E a Palermo siamo con Padre Scordato, ma non dimentichiamo degli altri che ci sono in Italia. Queste sono le novità. Quella che io sono stanco e che me ne voglio andare da questo mondo non è una novità, però la dico lo stesso. Però sono ancora qua per servire. Grazie. Bevo acqua. Sì. Prima di arrivare al libro, Giorgio, ti faccio un'altra domanda che si collega a tutto quello che hai appena raccontato. Io che ti conosco da prima delle stimmate, quando frequentavamo il nostro comune padre spirituale. Televisione. A Eugenio? Oggi hanno fatto vedere, non per caso, su Rai 1, alcune vecchie teche, in uno show di uno spettacolo che parlavano delle cose antiche della Rai, hanno fatto vedere 20 secondi Eugenio. Sì. Sì, cose... Ma quello di Schegge che hanno già passato? No, uno spettacolo di intrattenimento. Dove parlavano c'è? Della Rai, delle vecchie cose. Giusto lui hanno messo, uno che non contava niente, invece il cielo gli hanno fatto mettere. È stato registrato? Sì, Maria me l'ha detto. Ma è 20 secondi però. C'è. Lo sapevi Marco? C'è. Chi l'ha fatto mettere? Così, a caso. Caso non esiste. E quindi fatti così particolari come questa tua permanenza di alcuni mesi in America Latina e soprattutto l'esperienza che hai appena raccontato dove hai incontrato il Signore marcano dei momenti particolari dell'opera. Quindi nel significato di ciò che accadrà sicuramente indica un mutamento, indica l'inizio di un ciclo. Puoi dire qualcosa in merito? Sì, il cambio nella sostanza è prendere coscienza in modo definitivo e netto, senza tentennamenti, che il vero seguace di Cristo, discepolo di Cristo, mette in atto i suoi insegnamenti se compie la sua missione. E ogni missione che ha oggi chi si professa servo di Cristo, discepolo di Cristo, figlio di Cristo, seguace di Cristo, è mettere in atto la propria missione nell'azione. Quindi facciamo un esempio qua del Cerreto: se la missione del Cerreto è divulgare i prodotti, i cibi che le persone devono mangiare, che devono essere spirituali, quell'energia in particolare, ne parleremo magari con una conferenza apposta, devi fare, che fai? Preghi, leggi i messaggi degli extraterrestri, segui gli eventi, ma devi lavorare. Che fai? Ti metti a stare così, ma se la missione è questa, la missione di Funiva è fare progetti a favore della vita, non puoi fare chiacchiere. Certo, leggendo La Voce del Sole ti nutri, ma devi mettere in pratica quotidianamente nell'azione la tua missione, Pier. La nostra, tua e mia, l'ho lasciata alla fine non perché è la meno importante, ma perché è una missione, diciamo, di informazione, è un lavoro informativo. Può essere più difficile, meno difficile, non sto a giudicare, ma certamente è impegnativo quello di dire la verità, perché la verità, diceva Gesù, farà liberi gli uomini. L'azione che significa? Informare, divulgare, e se poi viene collegata alla questione dell'anticristo lo devi fare seriamente. Cioè non possiamo andare in piazza con le magliette e la faccia di Giorgio e dire Giorgio attacca l'anticristo, perché questo è fanatismo. Bisogna entrare nello specifico, nel tema giusto dell'anticristo,
Che cosa fa l'anticristo? Vende droga, armi, uccide bambini, fa le guerre. Quindi entriamo nel settore anticrimine, ma farlo laicamente. Poi alla fine ci penserà Cristo come farlo dal punto di vista teologico. E il compito di Pierre, e anche io in questo senso, di divulgare con conferenze, facendo una ricerca, spendendo un sacco di soldi, anche indebitandoci a volte, per raggiungere il pubblico e informarlo della verità. Questa è l'azione, l'azione fine a se stessa. Se noi stasera, leggetevi questo libro, vi prego, compratelo. Rimane, domani facciamo un'altra riunione e poi ne facciamo un'altra e poi ce ne andiamo a casa a vedere solo l'europeo, che l'Italia va seguita, Forza Italia, a vedere e a non fare niente, a alimentare con ego la nostra conoscenza. Quello non è servire Cristo, quello è servire Satana. In uno dei messaggi più importanti, questo è il cambio, quindi ecco perché Sonietta, ecco perché Our Voice, ecco perché l'azione. Io chiamo i fratelli a Palermo a difendere i magistrati. Dice, ma che c'entra con la spiritualità, con gli extraterrestri? Come cosa c'entra? Ma noi siamo in questo mondo per difendere quei quattro giusti che ci sono. Ce n'è quattro, non è che ce n'è 150.000, non sai a chi difendere. Quattro, cinque, sei ce n'è in Italia. 10. Quindi, no, cioè, quelli sono. Se invece avessimo, ma Giorgia, ci sono 200.000 giusti, facciamo un'altra cosa, si difendono da soli. No, ce n'è 4, 5. Tra poco ce li ammazzano pure, speriamo di no, il Signore ci mette una mano. Quindi dobbiamo difendere i giusti. Ora, i giusti, dal punto di vista dell'opera nostra e anche di Cristo, del Vangelo, i giusti sono i profeti di Dio. Per i laici sono solo giusti, che possono essere politici, magistrati, cittadini comuni, ma per noi credenti, se identifichiamo un giusto, quello è un giusto. Schindler, la lista di Schindler. Dove è stato messo Schindler? Nel cimitero dei giusti degli ebrei, che salvò la vita a centinaia di ebrei che dovevano essere messi nei forni crematori. Quello è stato messo nel cimitero dei giusti. Allora, per noi ebreo, perché io sono ebreo però cristiano, i giusti sono i profeti di Dio, quindi vanno difesi. Perché se tu non difendi i profeti di Dio e ti fai gli affari tuoi con la New Age, con gli UFO, con gli extraterrestri e con tante altre cose bellissime, ma per me oggi ridicole se non c'è l'azione, sei egoista. Cioè sei servitore di Lucifero che ti sta ingannando con le cose belle. Allora, il vero messaggero degli extraterrestri, il vero messaggero di Cristo, il vero messaggero degli dèi, di Krishna, di chi volete, conduce una vita spirituale, di studio spirituale, e poi deve scendere in piazza a dare la faccia contro la società, contro il sistema. Questo l'hanno capito centinaia di giovani, meno male perché i vecchi dobbiamo andarcene al macero, di giovani che hanno formato questo gruppo. Mi dicevano i ragazzi di Our Voice, Sonietta, a Montevideo come a Palermo, tutti fumano le canne. Chi non fuma le canne è cretino. La rivoluzione negli anni 70 era fumare le canne, andare contro il sistema. Oggi, mi diceva Sonietta, papà, noi andiamo contro il sistema non fumando, perché noi non siamo conformisti. Questa è la rivoluzione. Questo vogliono i nostri giovani che vogliono cambiare la società. Essere diversi, quindi non fumiamo, non rubiamo, non usiamo violenza, ci ribelliamo con la forza dei giovani. Questo è quello che ho capito dall'incontro con Gesù, che dobbiamo fare una scelta, Pier, o ci siamo o non ci siamo. Ci penserò. No, tu ci sei. E se ci siamo, dobbiamo dare tutto, anche la nostra vita se è necessario, anche perché i tempi stringono.
Sì. Allora, Giorgio, entrerei nel merito, inviterei Marco Marsili, autore assieme a Sandra De Marco di questo bellissimo libro. Ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera. Ciao Sandra di nuovo, buonasera. Grazie per essere, lei poteva anche non venire, è venuto lo stesso e la ringrazio di cuore. Se non gli autografi che e chi li faceva? Solo io, Marco. Solo Marco. Poi magari, se non gli autografi chi li metteva? Sandra, comincia a firmare. Grazie. Meno male che c'ho mia moglie che mi assiste con le mie pastiglie da vecchio. Grazie amore. Buonasera a voi e grazie ai presenti, io grazie di essere certo intervenuti e grazie a Giorgio, soprattutto a Giorgio, perché Giorgio ha detto che io e Sandra siamo i protagonisti, ma queste cose qua le ha dette tutte sì, Giorgio, <vabbè. ride> queste che sono nel libro. Si sente? Si sente. E ti devo fare una domanda. Che devo leggere però, perché io ho 58 anni, l'ho scritto io però, quindi stai tranquillo. Mi stavo già preoccupando. Vabbè, non la trovo, e allora vado a memoria. Chiedo a Setuncena perché non la trovo. Allora, io sono rimasto, Marco, emozionato. Cerco Luigi, dov'è Luigi? Da questo tuo amico che mi ha scritto una lettera, una dedica. Bentornato Giorgio, sono rimasto emozionato tanto. E siccome suonavate insieme, credo che siete dello stesso genetica. E ho capito in quello scritto, bentornato Giorgio, dove lui considera che noi siamo come gli sciamani che curiamo lo spirito, come gli grandi maestri delle tribù indigene che chiamavano sciamani o uomini in medicina. Vedi che sto andando a memoria. Ancora mi difendo. O come le guide spirituali, e mi ha colpito, emozionato, ti ho risposto. Adesso faccio rispondere a lui e ti leggo la risposta, che ancora non ho pubblicato. Non sapevo che oggi tu venissi, sai, sapevo che veniva lui, ovvio che dovevo collegare. Però ho capito che ci siamo conosciuti quando difendevamo le tribù oppresse degli antichi nativi americani. E te lo volevo dire in diretta. Ti dispiace? Lì ci siamo conosciuti. Sono felice. Grazie Luigi, che c'ha con la sua bellissima moglie, che è qui, spero. No, però con questo bambino che si chiama Giovanni, che da quando è nato, il primo giorno, mi ride sempre. Mi vede? E mi ride. Quindi è come se Dio mi ridesse, perché per me i bambini sono Dio in persona. Prego, hai scritto La voce del sole, insieme a Sandra. Allora, quello che mi interessava, adesso poi lascio a Pier che lui è il suo compito, ma non ti ho fatto mai una domanda, né a te, a Sandra, poi glielo chiederò in diretta anche a lei un'altra volta. Prima me lo faccio dire in privato. Ma lei, diciamo che lo so meglio perché scriveva le cronache, no? Le pubblicavamo. Ma tu perché? Che cosa è successo? Che ti è venuto nella testa di mettere, di fare sto lì, di prendere gli scritti di Sandra, mettere e coordinarli, fare anche delle riflessioni? Che cosa è successo? Un'esperienza, un'intuizione? Questa è la domanda. Risposta? Certo. Perché non c'era... Veramente mi sembrava impossibile non farlo. È la cosa più giusta e sensata da fare, perché questi insegnamenti sono pane e acqua fresca
per tutti noi, per tutti coloro che vogliono prendere in mano la propria vita, questi insegnamenti che tu, Giorgio, ci hai dato e hai dato in tanti anni, dovrebbero essere divulgati a reti unificate in degli orari precisi in tutte le TV del mondo e in tutte le lingue del mondo, perché non è che sono Orwell 84 beh, però nel bene. Non è che sono insegnamenti che vengono da Giorgio, vengono appunto la voce del sole, il logos solare, che la scienza dello spirito ci insegna essere il logos cristico, da lì vengono, la fonte è quella. Quindi sono insegnamenti che servono per l'evoluzione di tutta l'umanità. Quindi veramente io, sembra adesso un fanatismo, però danno in tutte le lingue del mondo, voglio dire, e in tutti i canali del mondo le pubblicità delle scarpe da ginnastica, voglio dire. È vero, hai ragione. No, sì. Non vedo perché insegnamenti... Hai ragione, sono d'accordo. Insegnamenti di... No, no, quelle ce l'hai in tutte le salse. Cioè, diventi anche scemo che vedi sempre, non lo so, le Nike o una pubblicità. Perché non vedere determinate, non a quel livello, però in modo corretto, questi insegnamenti, sono d'accordo. Poi se non lo vuoi cambi canale, ah, non sei costretto. Però ecco, insegnamenti di un livello etico ed un livello ed un tenore scientifico spirituale altissimo. Il più alto, secondo me, almeno il più alto che esiste su questa terra, perché questi insegnamenti riescono a darci il quadro completo della realtà che noi stiamo vivendo e a darci degli input evolutivi. Perché? Perché tracciano un ponte di collegamento logico e quindi, diciamo così, razionale e anche mistico tra gli eventi dell'antico passato che hanno segnato il passo della storia umana e gli eventi che noi ci troviamo a vivere oggi. Quindi ti fanno capire la realtà, la grande verità, no? La grande verità del tempo di tutti i tempi, come la chiamava e la chiama qualcuno. E noi, attraverso questi insegnamenti che si trovano in questo libro e negli altri che usciranno, abbiamo la possibilità di entrare in contatto con la sorgente di questa verità e abbeverarci a questa sorgente. Ma sono insegnamenti potentissimi, insegnamenti appunto in grado di darci, di ridare nelle nostre mani le redini della nostra vita, per quello che diceva anche Pier Giorgio prima insieme a Giorgio, cioè il profeta, il passami Giorgio questi termini antichi che a me piacciono tanto. Il profeta per sua natura è anticonformista, il profeta per sua natura è rivoluzionario rispetto allo status quo, il profeta per sua natura spinge il popolo a ribellarsi nei confronti del potere costituito qualora e laddove questo potere è corrotto. E sappiamo che nella storia del mondo, da Nabucodonosor ad oggi, il potere costituito è sempre o quasi sempre corrotto. Quindi il ruolo profetico di questo personaggio, che si chiama Giorgio Bongiovanni, è un ruolo importantissimo nella storia del mondo in questa epoca. Cioè, noi oggi ce lo abbiamo qui, a me sembra impossibile, io mi sento onorato, sembra impossibile essere di fianco a Giorgio. Noi oggi ce lo abbiamo qui, ma respirare la stessa aria, vivere nello stesso periodo storico in cui questo personaggio opera nel mondo e vive nel mondo la sua missione immensa, non lo diamo per scontato, non dobbiamo darlo per scontato. È un momento epocale nella storia dell'umanità, il momento in cui un essere umano vive nella sua vita un prodigio anche fisico così potente, così capace di risvegliare le nostre coscienze. Perché le potenze che guidano l'evoluzione, le intelligenze che guidano l'evoluzione scelgono di stigmatizzare un ragazzo di 26 anni? Perché accade questo? Perché vogliono comunicarci qualcosa. E noi oggi abbiamo la possibilità, nelle conferenze e negli insegnamenti che Giorgio divulga in tutto il mondo e nel libro, nei video e così via, abbiamo la possibilità di accedere alla voce del sole, agli insegnamenti di questo logos solare cristico che attraverso quest'uomo ci parla. Grazie. Sì.
Posso aggiungere? Certo. Qualche anno fa, credo molti anni fa, feci una domanda a Giorgio, credo che non se la ricordi, e gli chiesi, secondo lui, qual era il momento più importante della sua evoluzione che vive una società umana. E lui mi diede questa risposta che calza a pennello con questo libro. Mi disse, il momento in cui gli esseri umani di un qualsiasi sistema solare scoprono che il Sole è abitato e che lì vivono gli esseri che li hanno creati. Quindi la voce del Sole non è un eufemismo, come già ha spiegato Marco, allegorico, poetico, che ci vuole dire attraverso un'allegoria qualcos'altro, è realmente la voce degli abitanti dell'astro, che sono divinità, che sono i nostri creatori e che sono in realtà loro che stanno contattando l'umanità. Quindi noi non siamo visitati solo da civiltà di altri pianeti, principalmente siamo visitati da coloro che dicono facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Sono loro che vengono a raccogliere il frutto della loro semina, fatta in tempi immemori, lontani, e vengono a raccogliere il grano maturo. Mutuiamo questo linguaggio biblico, dove alla fine dell'Apocalisse o alla fine del processo di selezione il grano viene separato dalla gramigna e si intende per grano il frutto maturo e realizzato nella coscienza, consapevolezza e applicazione delle leggi universali nella vita reale di tutti i giorni, cioè coloro che saranno i cittadini iniziali, primevi, di quello che sarà il nuovo regno annunciato fin da quando l'umanità fu creata. Quindi il valore di questo libro, il suo titolo non è, ribadisco, un'allegoria, è la realtà. Questi insegnamenti che attraverso Di Giorgio sono arrivati a noi sono gli insegnamenti dei nostri padri, di questi esseri solari, di questi esseri che sono presenti in forme non comprensibili dalla nostra coscienza razionale scientifica di oggi nelle sacre scritture. Ecco, quindi oggi c'è il superamento della religione come fatto di credo e si entra, come già spiegavo prima Rita, nel tempo della scienza universale. Quindi la voce del Sole è una voce che ci arriva da questi esseri evolutissimi ed è una voce scientifica che spiega tutti quei segreti che fino a ieri noi avevamo relegato nei miti e nei credo religiosi. Quindi questo libro è anch'esso parte di quel processo che abbiamo definito prima l'Apocalisse, cioè fa parte della rivelazione, fa parte della natura di quella entità che Gesù 2000 anni fa chiamò il Consolatore Promesso. Questo quindi è l'importanza di questo lavoro che inizialmente fece Sandra De Marco e che poi Marco ha riorganizzato e catalogato per poi fare il libro, cioè rendere questi insegnamenti che Giorgio ha dato in un ambito abbastanza ristretto. Mancano alcuni volumi. Sì, mancano alcuni volumi, questo è il primo perché è una raccolta iniziale di anni e anni di insegnamenti che Giorgio diede in ambito, ribadisco, abbastanza privato, sì, e intimo. E quindi Marco, idea che io condivido al 100%, ho pensato, facendo il libro, di renderli disponibili a tutti coloro che avessero voluto accedere a questa fonte straordinaria di scienza universale che ci permette appunto, come disse il Signore, di essere liberi, ma liberi davvero. Prego, certo. Assolutamente sì. No, mi volevo ricollegare al libro, come hai detto te, che effettivamente la verità vi farà liberi, no? Ma liberi davvero. Quindi, se uno riesce a interiorizzare ciò che c'è scritto in questo libro, questi insegnamenti, ha già la possibilità di autodifendervi. Vi volevo portare un piccolo esempio concreto che io vivo per il mio lavoro e che è ovviamente fa parte del sistema criminale integrato. Allora, questo sistema, per quanto ci riguarda, cioè la parte dell'alimentazione, vuole distruggere gli uomini.
Quindi, dando alimenti taroccati, inquinati chimicamente, che riducano la capacità energetica delle persone, esatto, per resistere. Cioè, noi qui non è che facciamo biologico biodinamico per moda, cioè c'è una profonda riflessione per fare questo tipo di lavoro. Allora, questi altri signori nel loro progetto riguardo all'imitazione stanno facendo questo, tanto che, e questa è una cosa che potete verificare tutti, è attualmente in discussione alla Camera la legge sull'agricoltura biologica e biodinamica. Al Senato è già stata passata positivamente, alla Camera hanno incominciato a fare ostruzione e c'è stato un articolo molto pesante, ma vari, scritto dal Paolo Mieli, che era il vecchio direttore del Corriere della Sera, che ce ne ha detto di tutti i colori. Cioè, per esempio, noi che siamo biodinamici, che siamo usati strumentalmente come capro espiatorio, siamo dei praticoni, dei magici, esoteristi, eccetera, eccetera. Allora, io collaboro con un'azienda che è della moglie del signor D'Agostino, quello che vedete con la barba lunga, sì. D'Agospia, quei siti un po' di gossip. Gli ha scritto un articolo molto ben articolato al signor Mieli, elencandogli tutte le date di quando lui era direttore del Corriere della Sera, ma la proprietaria era la signora Giulia Maria Crespi, e facendo vedere quante volte lui a livello di lacché andava alle riunioni dei biodinamici dicendo che erano, esatto, l'agricoltura migliore. C'è, cioè, un articolo veramente che lo ha distrutto, capite? Però, a parte la piacevolezza della polemica giornalistica, questa è una lotta vera, perché se questa legge non passasse o passasse male, poi porta delle conseguenze pratiche sulle persone, tipo che vengono usati gli OGM, oppure che vengono permesse un sacco di pratiche che rovinano la terra, eccetera, eccetera. Quindi, questo è un esempio pratico che tocca tutti voi, tutti noi, di che cosa questa gente è capace di fare, perché, ripeto, la loro obiettivo è la distruzione dell'uomo. Vorrei fare una breve domanda a Giorgio, sì, se è il caso, di parlare di un nostro amico che si chiama direttore, se è il caso, che dovrebbe essere quello che organizza questo famoso sistema criminale. Allora, Carlo si riferisce a quello che nella Bibbia viene definito l'anticristo. Il direttore. Il direttore, sì. Per scherzo lo chiamiamo così. Beh, dirige il mondo, quindi. Io l'ho conosciuto fisicamente, cioè lui mi ha cercato, io non ho cercato nessuno, mi è venuto a cercare personalmente. E, allora, per rispondere alla domanda di Carlo, devo dire, nella Bibbia teologicamente chi è l'anticristo? L'anticristo è il figlio di Satana, non è Satana. Satana è Satana, quello del quale Gesù parla spesso nel Vangelo, addirittura libera degli uomini da Satana, posseduti da Satana, non perché Satana in quel momento non aveva da fare, perché Satana ha tanti demoni e può fare possedere da qualsiasi demono chiunque, non si abbassa lui, però siccome c'era il Cristo sulla terra, doveva essere lui a sfidarlo, ma in realtà era un disegno di Dio per mostrare la potenza di Cristo, che non ha rivali. Quindi Satana compenetra un povero disgraziato che Gesù libera nel Vangelo. Io dico a te, Satana, lascia quest'uomo. Perché? Perché in quel momento c'è Cristo e Satana si impossessa delle povere quattro uomini disgraziati della Palestina e Gesù deve mostrare, che poi andrà scritto in tutto il mondo, la sua potenza, ma non perché quel poveretto aveva Satana, c'era un disegno. Poi Cristo identifica Satana in Giuda. Giuda viene compenetrato da Satana, sempre per lo stesso motivo. Ma Giuda viene compenetrato da Satana, ma Giuda stesso, il suo spirito, è l'anticristo, il figlio di Satana, che non è... Non dovete pensare che sia orribile. Orribile è l'uomo, ok?
che commette delle cose peggiori di Satana. L'uomo uccide, distrugge, massacra, violenta i bambini. Satana tenta, ti mette alla prova, ma lui non commette niente. Ti dice fai questo, fai quello, ma lui non ci va di prima persona a farlo. Satana è il tentatore. Allora, questo anticristo viene identificato come il figlio di Satana. Se c'è il figlio di Dio, c'è anche il figlio di Lucifero, diciamo, più che di Satana. Lui è un mutante del male. Lascia un corpo e ne prende un altro. Hitler è stato Giuda, è stato anche altri personaggi della storia che hanno fatto la storia nel male. Oggi è un personaggio che non lo vedete apparire in televisione, non è famoso. Se io vedo il nome, forse alcuni addetti ai lavori possono dire mazza, allora quello era. Ma pochissime persone, perché lui ha in mano la finanza mondiale. Chi ha in mano la finanza mondiale comanda. Non pensate che comanda il capo degli Stati Uniti d'America o un presidente o il presidente della Commissione Europea o i presidenti dell'Unione Europea o Putin. Comanda chi ha il controllo della finanza mondiale. Il controllo della finanza mondiale è anche nelle mani della mafia. Quindi la mafia non è l'anticristo, ma è un partner perfetto dell'anticristo. Le banche multinazionali sono un partner perfetto dell'anticristo, cioè lui comanda e dirige e schiaccia, praticamente cerca di sopprimere, come ha detto Carlo, in tutti i modi, compreso quello dell'alimentazione, dei vaccini e chi più ne ha più ne metta, la razza umana, e desidera farlo senza per forza porre in essere una guerra atomica, perché una guerra atomica è un problema anche per lui, perché moriranno anche i suoi collaboratori. Quindi se lui può, la guerra atomica la vuole evitare sterminando 3/4 di umanità con tutte le nefandezze che ci sono in giro. Io non sono un esperto delle nefandezze o dei cibi adulterati, so, leggo, credo, mi informo, io sono un esperto del sistema criminale integrato, cioè quello che addirittura alimenta anche le aziende, cioè i padroni di molte aziende, non Carlo ovviamente, anche biologiche o finte biologiche, sono parte del sistema criminale integrato. I veri agricoltori biodinamici sono quelli che hanno capito come stanno le cose, come le ha capito Carlo e pochissimi, Marco e altri pochissimi loro colleghi, e quindi compattano il sistema producendo e distribuendo la vera alimentazione che libera la mente per poter ragionare e capire chi è l'anticristo e quindi attaccarlo. Ovviamente noi non abbiamo la potenza dell'anticristo e nemmeno i soldi, perché lui governa il mondo con i soldi. Noi abbiamo quello che Dio ci dà, quei pochi soldi o necessari, chiamiamoli così, che ci dà, per poi dare, nel caso del Cerreto, l'alimentazione giusta e l'informazione giusta, e nel nostro caso l'informazione giusta per risvegliare le anime. Poi ognuno di voi deve scegliere, cioè io ti posso mettere la rivista, il libro Luce del Sole, la Voce del Sole, la rivista antimafia e la salsa biodinamica, ma una volta che te l'ho spiegato, ti ho detto quella è la strada da seguire e tu vuoi seguire il McDonald's, sparati e ti segui il McDonald's. Sparati è un modo di dire siciliano, cioè fai come te pare, ma io non ho il tuo karma. Io l'ho visto, l'ho conosciuto, mi ha detto, mi ha chiamato, mi ha cercato, posso dire solo questo e non vi dirò il nome, mi ha cercato con un funzionario che conoscevo così per rapporto, diciamo, di banca. Io vado a versare quell'elemosina, un funzionario di banca della Banca Nazionale del Lavoro di Roma. Ciao Giorgio, sono Tizio. Ah, ma perché mi chiami?
Perché io lavoro con un personaggio molto importante, so che tu ti occupi, fai divulgazione, questo ti può aiutare. Ma sei sicuro? Sì, guarda che c'ha soldi in miliardi di euro. Mazza. Cioè, a me non mi servono miliardi, magari mi serve qualche progetto, qualche centinaia di migliaia di euro, va bene. Cioè, anzi, grazie. Miliardi non so cosa farcene, anzi, forse lo so. E quindi è meglio che il Signore non faccia questo errore, perché l'umanità finirebbe nel giro di pochi giorni, quella cattiva. Mi dici, vabbè, io ho incuriosito, si chiama Tal dei Tali, vive una delle sue residenze come si chiama lassù? Non a Roma, Montemario, in una villa di Montemario, poi vive a Zurigo, vive a New York, a Londra e poi una cittadina sconosciuta, che è insignificante, ma che invece è parte fondamentale, Palermo. Tra l'altro ti devo raccontare una storia molto importante, fa parte della Voce del Sole. A Palermo mi chiama un amico, è uscito un trafiletto così, due righe, la notizia sul Corriere della Sera dopo e sul Giornale di Sicilia, tre righe, quattro righe. Mi chiama Giorgio, collega di Palermo, che stimo, che abbiamo fatto cose nell'antimafia. Ti devo raccontare una cosa. Dimmi. Ma lo sai a chi sono andato a intervistare a Piazza Marina a Palermo, nel bar di Piazza Marina, dove hanno ucciso, tra l'altro, a Gio Petrosino, la mafia, nel 1909? A chi hai incontrato? No, non ci credi. Ma 95, 93 anni c'ha. Ma dai, che aveva incontrato? Il figlio di... è resuscitato, Agnelli, mi stai raccontando come si collabava la bocca. Ho incontrato David Rockefeller, il patriarca, a Piazza Marina, a Palermo. Mi sono avvicinato. Mr. Rockefeller, giornalista, Giornale di Sicilia. Lui è accompagnato con una guardia del corpo, credo, non so. Lo guarda. Ah, my friend, sit down, siediti. Che giornale sei? Giornale di Sicilia? Ah, Palermo, Sicilia. Beh, sì, fammi l'intervista. David Rockefeller, il patriarca. Ma lei perché è venuto qui a Palermo? Ma avevo tanto desiderio di prendermi un caffè. Adesso io vi faccio la domanda a voi. Ma l'uomo il più importante, il più famoso, tra i più ricchi del mondo, quello che ha tutte le banche, mezze banche mondiali, quello che conosce la storia della finanza degli ultimi 70 anni almeno, quello che ha fondato la Exxon, scusate, ma che minchia ci va a fare a Palermo a 94 anni e poi muore? Che cosa c'è a Palermo a parte il caffè? Forse doveva dire: io sono uomo di parola, siccome ho un'età, allora là troverete questo, là parlate con questo mio figlio, là troverete quest'altra persona, là c'è quello che vi avevo garantito ed è tutto a posto, sono venuto di persona. Questo è più credibile, perché tra le città più importanti al mondo, non la più importante, tra le più importanti al mondo, dove si decide il destino della finanza mondiale, Palermo, Reggio Calabria, sono molto importanti per questo direttore. Tra l'altro, questo è da statistica giudiziaria, Reggio Calabria è la regione più povera d'Italia, la Calabria. Reggio Calabria è la città più povera per il PIL pro capite. La più povera, più di Palermo. La Calabria e Reggio Calabria a livello di produzione di soldi
e di ricchezza batte la California, che è la regione più ricca del mondo. Lo sapevate? No, perché produce in nero i proprietari della produzione di cocaina calabresi, credo che da soli producono tra i 50 e i 70 miliardi di euro all'anno. Loro da soli. Quindi, se vivono a Reggio Calabria o in Calabria, la Calabria è la regione più ricca del mondo. Lo sapevate? Eppure, in Calabria è come se tu, ci sono stato l'altro giorno, vivessi nel Medioevo. Spazzatura, disoccupazione, malattie, ma lì ci sono, virtualmente ovviamente, perché non sono lì, i soldi più importanti di tutte le altre. È la numero una, la seconda è la California, la numero uno Reggio Calabria. Pensa, interessantissimo, eh? Quindi quest'uomo, perché è un uomo, lo chiamiamo il direttore, perché dobbiamo chiamarlo, mi ha detto: tu devi, lei mi dava del lei ha bisogno d'aiuto e ha bisogno di me. Gli UFO, gli extraterrestri, la mafia, progetti umanitari, le do tutto quello che vuoi. Mi disse che mi dava subito, ma me ne dava tanti altri, 66 milioni di dollari. 66. 600, no, scusate, 666 milioni di dollari. L'ha detto simbolicamente. Beh, una bella cifra, 660, non dico che non è povera. Sì. Ma non dovevo parlare, potevo fare quello che volevo, anche mi avrebbe aiutato a scoprire tutti gli stragisti, i mandanti delle mafie. Però non dovevo parlare della seconda venuta di Cristo, mai più. Mi disse, mi ricordo, Cristo è per il cielo, noi siamo per la terra. E non è che ha detto che Cristo è un falso, ha detto Cristo è per il cielo, io sono per la terra. Poi l'ho incontrata altre due volte, però più di questo, quello che ho reso pubblico vi ho raccontato, altro non ve lo posso dire, non mi dite come si chiama, ma uscirà allo scoperto, prima o poi uscirà allo scoperto. Anzi, vi aiuto, uscirà allo scoperto e voi vi innamorerete, tutti, tranne io, perché lo conosco. Perché vi farà delle cose straordinarie, vi aiuterà nella vostra vita fisica, tutto. La cosa più bella che credo, ma questo non ne sono certo, ma sto aspettando notizie, che vi dirà e vi allungherà la vita. Non morirete a 80 anni, morirete a 150, 140. Chi non lo adorerà? Chi non ama un personaggio che ti dice se succederà? Spero di no, perché sarà difficile per tutti, non per me. Cioè io mi ritrovo da solo, quasi da solo. Quindi spero che il padre faccia ingannare con un'altra cosa dove tu almeno traballi un po'. Ma lì, se mi scopre questo, la pastiglia che ritarda l'invecchiamento delle cellule che stanno studiando, e un amico di Milano, il nostro, uno dei suoi subalterni strafamoso, credo che sta testando questa pastiglia, che lui vuole campare fino a 160 anni, Berlusconi, l'aveva anche detto. Beh, se scoprono questa terapia, lui uscirà allo scoperto, perché vuole, e sarà un momento di debolezza dove sta perdendo il controllo del mondo, sia con migliaia e migliaia di giovani che si risveglieranno, questo è il nostro compito, ma soprattutto di una grande superpotenza o due, cioè la Cina e la Russia, che già iniziano ad andargli contro. Ma non parlo di Biden, parlo che questo signore che si siede nel consiglio di amministrazione del mondo, dove c'è la Russia, l'Italia è comandata dalle banche, il presidente Draghi appunto rappresenta le banche, e gli altri presidenti del consiglio erano il maggiordomo delle banche che dovevano andare a fare. Draghi, e siccome la pandemia ha picchiato duro, gli hanno detto: senti, facci tu
perché tu sei competente, se no questi cretini capiscono fischi per fiaschi e magari i cretini sono i presidenti del Consiglio. Eppure Conte mi piaceva, ma è un altro discorso, poi ne parliamo. E quindi nel consiglio di amministrazione, che cosa succede? Che alcuni potenti del mondo che comandano e che coincidono ad essere presidenti, Putin è uno che comanda. Putin ha detto alla mafia: io, sbagliando, io non sono amico di Putin, io ti tengo, ma tu fai quello che ti dico io, se no ti anniento. E un boss mafioso o finanziato dalla mafia, Porvodorskij, l'ha mandato in Siberia per 17 anni. Quello è uscito e poi Putin l'ha graziato. Ha detto: va bene, vattene in Francia. Si è tenuto 2-3 miliardi di euro, spiccioli. E tutti gli altri boss della mafia sono sotto Putin, compreso l'allenatore del Chelsea, il multimiliardario Abramovic. Quello è in ginocchio da Putin, eppure è tra gli uomini più ricchi del mondo. Putin sta andando contro il direttore. E quindi può scatenarsi una guerra atomica, perché quello non vuole rivali nel mondo. Pensate che in questo consiglio di amministrazione, l'avete visto il video sulla Palestina che abbiamo fatto? Cioè, gli ebrei uccidono i palestinesi, tantissimi, e i palestinesi uccidono gli ebrei, pochissimi, perché gli ebrei sono l'esercito più potente al mondo, e poi gli arabi e gli israeliani, che si odiano a morte, sono seduti insieme a questo signore nei grandi consigli di amministrazione delle banche arabe e israeliane. Gli sceicchi si abbracciano, si baciano, fanno le vacanze insieme e poi a Gaza fanno finta di odiarsi. Questo è l'anticristo. Mi hai fatto la domanda? Questo è l'anticristo. Cioè, siamo tutti fratelli. Tutti, sono false le guerre di religione, è falso il terrorismo, è falso che ci sono l'Iran contro Israele, perché ti tiro la bomba atomica. È falso, è un grande inganno, è solo per controllare le masse. L'Iran è un'altra nazione che si è dissociata dall'anticristo. Quindi è una profezia dell'Apocalisse che io metterò i potenti contro i potenti, c'è una profezia della Madonna. Quindi sì, questo scontro causerà questo conflitto. Allora lui lo sa, il direttore, finisco, lo sa che c'è un grande rischio, ma non sa tutta la verità. La verità la sa suo padre, che è Satana, che è uno strumento di Dio. Quindi Satana sta ingannando a suo figlio. Gli sta dicendo: noi governeremo sempre, questo Cristo starà là, stai tranquillo, qua vinciamo noi, fai quello che devi fare, a questo Putin lascialo perdere. Invece il Lucifero sa benissimo il disegno del padre, ma è costretto per ubbidienza a far seguire il figlio in questa politica criminale fino al ritorno di Cristo. Quindi finisco, forse questa è una novità, Gesù Cristo e questo Signore sì. Incontreranno faccia a faccia. Io non sono niente, non devo distruggere nessun anticristo. Io devo dire: sono venuto in questo mondo, io sono venuto in questo pianeta per dire a voi fratelli, è quello, non seguitelo. Basta. Poi me ne vado a casa. Gesù lo sconfiggerà, lo annienterà. Io sono venuto per dire: è quello, non seguitelo. Se seguite lui, sarete giudicati dal mio Signore. Questa è la mia missione. Strucca strucca è questa. Spero di aver risposto. Grazie. Allora, Giorgio, indicalo subito, così sta storia finisce. Ma il motivo per il quale non mi viene dato l'ordine di indicarlo, perché non avrebbe senso. E poi tu mi dai l'assist per dare bastonate ai fratelli. Io ho fatto già un test sulla politica, ma non sono stato creduto quasi da nessuno. Io avevo detto pubblicamente: non votate i 5 Stelle, perché è un inganno.
La statistica dei fratelli che mi hanno seguito credo sia l'1%. E avevo ragione. Su tutto i 5 Stelle. Che era un inganno, che Grillo era un buffone e che avevano tradito la verità. Perché io sono stato presente, nel senso simbolico, quando erano state fatte promesse ai giusti di governare questo paese e cambiarlo. Io ho avvertito tutti, nessuno mi ha creduto. Adesso se io dico l'anticristo è a New York, è quello, pensi che io mi fido di voi che mi credete? Non parlo di te. Quindi, quando avrò segni tangibili che io dico una cosa e i miei fratelli mi credono e la applicano, lo dirò. Prima, no. Va bene. La verità fa male, lo so. Se io vi dico non votateli o non seguite quello, quello è un inganno, quello sta sbagliando, non mi interessa la vita personale, parlo di opera. Cioè non è che io dico Sonia, mia moglie sta sbagliando perché sta seguendo un cammino sbagliato, il sentiero, non sto parlando della mia vita privata, sto parlando eventualmente se commette dei reati etici o penali. O se un fratello commette dei reati etici o penali, io ve lo dico, mi dovete credere. Perché se no, che sono? Il messaggero quando vi fa comodo e quando non vi fa comodo sono un falso? Quindi lo dirò quando sono creduto da tutti, escluso nessuno. Però non è solo questo, altrimenti vi sentite in colpa e non mi va. Non è il tempo. Lo devo dire quando lui può fare del male a voi, ai vostri spiriti. Allora vi devo avvisare, se no che fratello sono. Ma adesso lui non sa manco che esistiamo, pensa un po'. Però il fatto... Beh, se ti ha chiamato... Esatto, bravo. Perché io mi sento insignificante. Io gliel'ho chiesto perché mi ha chiamato. Lui non mi ha sempre tergiversato, Carlo. E ha detto perché mi è stato ordinato. Ovviamente c'è qualcuno che gli dà degli ordini, io so chi è. Mi è stato detto, manco ordinato, mi è stato chiesto, manco ordinato, la parola esatta, mi è stato chiesto e l'ho chiamata. Poi me l'ho incontrato una volta a Roma, all'aeroporto, lui andava a Zurigo, con due omaccioni auricolari, sai, quelle guardie del corpo, ammazza, che cavolo, l'ho visto da lontano, questi bestioni di 2 metri, cravattone, si avvicina, buonasera, ho capito subito, mi si avvicina lì, tavolinetto, io avevo la brioche e il caffè solo, lo so, a volte mi succede, si avvicina, buonasera, un pochino, sai, mi emoziono, non so, sai, ti fa strano, dove va? Io vado a Palermo, gli ho detto, lei, io vado a Zurigo, la stavo aspettando. Ah, come mai? Le ho detto. Perché le dovevo dare un messaggio. Le farò il vuoto intorno a lei. Non se lo dimentichi. Ah, gli ho detto, grazie. La mia risposta è che io le do. Dica, mi dice lui. Io le farò il vuoto intorno a lei. E lui mi ha guardato perplesso. Come per dire, ma che fai? E mi dice la stessa cosa che ti ho detto io. E non mi ha nemmeno salutato, ha girato e con questi omaccioni si è andato verso il gate per Zurigo. Questa è l'ultima volta che l'ho visto, credo. Poi sai, a volte faccio dei sogni, ma quelli, come dice Sonietta, non c'hanno senso. Sì, io farei un'ultima domanda a Marco, poi Giorgio sì. Lascerei al pubblico magari. Sì, assolutamente domanda. Fabio, insomma vi abbiamo detto nel calderone un sacco di roba. Marco, come ha detto Giorgio, tu hai sentito questo impulso di collazionare, organizzare queste risposte, queste spiegazioni che Giorgio diede nell'arco di un tempo anche abbastanza molto lungo per renderle disponibili al pubblico. Tu sei un giovane, ecco, quindi cosa ha suscitato nel cuore di un giovane e perché un giovane pensa che questi discorsi apparentemente lontani dal mondo quotidiano, mondano dei giovani possa essere importante? Perché hai pensato questo?
mi verrebbe da fare una battuta, non so se io sono la voce più giusta per rispondere a nome dei giovani, perché io ho sempre amato questi argomenti, no? Sì, però hai anche conosciuto il mondo mondano dei giovani. Assolutamente sì, sì, assolutamente. È proprio per questo motivo, infatti, che reputo e ho reputato così importante la divulgazione di questi insegnamenti, perché riescono a illuminarci, a strappare la nostra attenzione dalle malebolge, dalle attrazioni del mondo inteso in senso negativo, mondano, e quindi superficiale, quindi materialista e così via. E sono insegnamenti appunto in questo senso coinvolgenti, coinvolgenti perché il nostro, noi che siamo lo spirito, come ci insegnano i nostri maestri, noi che siamo lo spirito siamo verità, quindi lo spirito, noi che siamo verità, di fronte alla verità ci emozioniamo, ci si alzano le antenne, quindi c'è attenzione, emerge la nostra vera identità di fronte a questi insegnamenti, come se si specchiasse, no? Dice, ah, allora c'è, avevo sete, ho trovato l'acqua. E questo lo riconoscono anche i giovani, perché noi, ad esempio, prima abbiamo parlato del gruppo di Gubbio, siamo una ventina di persone, quelli più, diciamo, operativi, siamo tutti tra i 25 e i 40 anni, quindi siamo abbastanza giovani, no? E tutti siamo innamorati di questi insegnamenti meravigliosi, perché ci hanno cambiato la vita completamente. Noi cerchiamo di metterli in pratica quotidianamente, certo che non siamo arrivati da nessuna parte, è uno sforzo quotidiano, però è uno sforzo che ci ha portato a conoscere la vita e noi stessi in un modo inaspettato, in un modo reale, diciamo così, insegnamenti che sono capaci di rompere il velo, di strappare il velo che separa il nostro sguardo dalla realtà per quella che è, quindi ci fanno uscire dalla ipnosi nella quale viviamo fin da quando siamo nel grembo materno praticamente. Questo è quello che fanno questi insegnamenti, questo è quello che mi sento di rispondere, perché veramente si perde l'attenzione per le cose superficiali e si dà attenzione alla realtà e si riprende in mano la nostra vita, no? Grazie a questi insegnamenti, grazie alla voce del sole, questa è la mia risposta. Grazie. Offro un incolato, no? Bene amici, allora c'è... Volevo dire solo una cosa per chiarire, perché siamo in un dibattito pubblico. Prego. Dei 5 Stelle, io ho e continuo a avere, mi onoro di avere degli amici che fanno parte dei 5 Stelle, però si sono dissociati, quindi non avevo sbagliato né scegliermi nemmeno gli amici dentro quel movimento politico che noi abbiamo appoggiato all'inizio, tutti credo, giustamente. Ma tutti quelli con i quali il mio giornale ha avuto a che fare, tutti si sono dissociati. Quindi non erano, io non sono stato ingannato. Cioè il cielo, secondo me, il Signore mi ha indicato e ci sono e sono ancora in contatto con loro. L'unico con il quale non ho avuto un'amicizia è Di Battista, che conosco, però non siamo amici per ragioni di vita, di destino. Ma con altri sono proprio anche amico, mi sento anche ora per l'attività comune, la lotta alla mafia, perché tanti senatori e deputati ex 5 Stelle hanno, noi abbiamo dato il nostro contributo e loro ci hanno dato il loro nella lotta alla mafia. Questo era doveroso dirlo, e voglio dire anche un'altra cosa, sempre dei 5 Stelle, io ho rispettato tanto il professore Conte, mi piaceva pure, secondo me era al posto giusto, purtroppo si era attorniato di serpenti o di incompetenti, e sul settore specifico che riguarda noi, la lotta alla mafia, Conte non sa niente, lo vorrei dire con una parolaccia, ma diciamo non sa niente, di niente, e quindi è rimasta lì, e poi è stato defenestrato, come sappiamo,
da un personaggio importantissimo, preparatissimo, coltissimo, e lui al servizio veramente del direttore. Conte, poverino, si destreggiava. Questo personaggio, Draghi, è al servizio del nostro nemico numero uno, però noi dobbiamo essere astuti nell'usarlo per i nostri scopi. Prima di passare, prego, la domanda al pubblico, Giorgio, volevo chiederti di fare tu un chiarimento in relazione sempre al direttore, cosiddetto direttore. Veramente il direttore sono io della rivista Antimafia. Della rivista, no, parlavamo lui è l'anticristo. Di quell'altro. Sì, sì, scherzo, sì, scherzo. Il principe di questo mondo, come, bravo, esattamente, come l'ha definito anche Papa Francesco. Esatto. Il diavolo non è un mito, è un essere reale, è il principe di questo mondo, lo disse Papa Francesco nel 2010. Il chiarimento che ti chiedo, Giorgio, è perché apparentemente può sembrare un paradosso. Allora, io ho notato una cosa strana, seppure la posso intuire. La politica vaccinale ha messo tutti d'accordo, amici e nemici. Quindi sta vaccinando l'America, sta vaccinando l'Europa, sta vaccinando la Cina, sta vaccinando la Russia. Il fatto che tutti i governi del mondo si siano trovati d'accordo di inoculare questo siero che tutto fa tranne che curare il Covid, a parer mio, è perché c'è qualcuno molto in alto che ha dato un ordine. Sì, certo. E questo ordine, secondo me, è sinergico, in sintonia con un messaggio che tu hai ricevuto nel 2010, dove ti viene rivelata l'identità dell'Anticristo, dove Astar Sheran, o l'Arcangelo Michele, se vogliamo, ti dice lui è il capo di una commissione che ha il compito di sterminare l'umanità. Sì, certo, esatto. Quindi tutto questo, quindi le guerre, quindi le droghe, quindi il cibo adulterato, eccetera, 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 da un lato, dall'altro lui esce fuori e apparentemente fa del bene, addirittura la pillola della giovinezza, chiamiamola così. Come spieghi questo apparente, sì, contrasto? Allora, intanto non è il vaccino, non è il motivo per il quale lui esce fuori, assolutamente. Questo sì. Perché il vaccino è un rimedio che non condivido affatto, come sapete, ma io mi vaccinerò perché devo parlare, e forse anche tu se devi viaggiare, perché dobbiamo parlare alla massa. Noi siamo immuni, ci possono iniettare pure il cianuro a noi. A noi non ci succede niente. Detto questo, non significa che non sposo le campagne antivaccine, però se c'è una legge che te lo impone, la mia politica non è incatenarsi in strada e non vaccinarsi. La mia è un'altra, devo divulgare il messaggio di Cristo, quindi mi prendo il vaccino, ma vado a trovare all'incatenato e difendo i suoi diritti a non vaccinarsi. Quindi mi vaccino, ma vado dall'incatenato in piazza o da chi protesta e dico io difendo questi diritti. Condivido l'idea, mi sono vaccinato perché la legge me lo impone e perché devo viaggiare e devo andare a trovare i miei giovani che hanno bisogno di me. E non mi va di andare in galera per una causa bella, nobile, ma che certamente mi impedisce di salvare le anime. Se invece vengo arrestato perché non devo divulgare il messaggio di Cristo, allora mi faccio arrestare. Il vaccino, adesso rispondo all'altra domanda, è uno dei sistemi per cercare, più che sterminare, lo vedremo comunque, di controllare. Di controllare le persone più di quanto già siamo controllati. Questo è il sistema che ci sta controllando, questo qua, perché all'interno di questo sistema tutti avete sentito parlare del Trojan, quello che ha intercettato Palamara, eccetera. Quello è un oggetto che tu metti dentro se proprio vuoi ascoltare le telefonate, ma già questo il Trojan ce l'ha di fabbrica. La NSA, se vuole intercettare a Luigi,
lo può fare subito, immediatamente. Il problema della NSA americana, Snowden Docet, qual è? Che non ha la possibilità contemporaneamente di controllare 7 miliardi di persone o 5 miliardi di cellulari. Non perché non ce l'ha, perché non ha il personale e i soldi, anche se spendono miliardi di dollari. Perché per controllare 5 miliardi su 5 devi avere centinaia di migliaia di miliardi di dollari per fare questo lavoro, perché è un lavoro quotidiano, non è un lavoro ogni tanto. E allora vanno a campione, a campione. Però la possibilità tecnologica ce l'hanno. Il vaccino la rende ancora più fattibile, questa cosa che la NSA non riesce a fare. Il vaccino ti inocula dentro una possibilità che un giorno ne parleremo, adesso non ne posso parlare, che sei più controllato, più vigilato, perché tu mandi il segnale alla NSA con dei codici particolari che stai facendo una cosa in un determinato momento. Quindi il pericolo, fosse la salute, già è grave, ma che tu, io ti, se tu mi fai morire ti ringrazio, ma ne vado in un'altra dimensione. Il problema è che tu non sei più libero, è peggio della morte. La morte civile senza libertà è peggio della morte. Se il vaccino mi porta ad avere malattie e poi a morire, grazie, ti faccio un applauso, me ne vado al padre e non se ne parla più, per noi che crediamo soprattutto. Ma il vaccino che ti priva la libertà è gravissimo, o eventualmente la salute. C'è una medicina, io mi dispero a dirla, ma a volte non sono creduto nemmeno dei fratelli. La medicina è la seguente: alimentazione, sintonia con i valori del cielo, lotta sociale. Questo ti immunizza, perché obbliga, cioè obbliga, che significa? Che gli extraterrestri, esseri di luce, chiamateli come volete, hanno l'ordine di proteggerti, perché sei di fatto dentro la Confederazione. Quindi tutti coloro che sono dentro la Confederazione sono protetti. Ma non possono fare, manco così, niente, guardarti morire come un cane e piangere, se tu non sei in sintonia con i valori cristici, con una certa alimentazione, a meno che non sei obbligato a mangiare in un McDonald's perché è tutto chiuso, stai morendo di fame. Io me lo sono mangiato un hamburger così grande. Ero all'aula bunker di Padova di notte, 24 ore di viaggio, io c'ho, insomma, sono un po' handicappato, ho detto senti, andiamo in quel minchia di hamburger lì perché devo mangiare, e mi sono immunizzato poi con quello che predichi tu, Pier, te lo sento dire centinaia di volte, però adesso ti ho dato pure la formula: gli extraterrestri per proteggerci dai vaccini, dai controlli, dal direttore, dalle malattie, dalle radiazioni, da tutto, hanno bisogno che noi facciamo circolare nel nostro sangue, nel nostro DNA, nel nostro GNA, nelle nostre cellule, nei nostri soprattutto neuroni del cervello, facciamo circolare immagini, pensiero positivi, che le quali devono essere immagini, pensiero che scaturiscono in un dare e un avere dalle azioni. E allora, tradotto, io vado a Catania, devo aiutare quella famiglia povera, ci vado, gli porto il pane, gli trovo un lavoro, gli aiuto, gli parlo della legalità e poi loro, e ho fatto questa azione positiva. Nella mia immagine pensiero, me lo devo ricordare. Ho fatto questo, allora dopo vado a fare quest'altro e lo devo fare. Questo trasferisce a questi esseri la prova che possono aiutarti senza interferire nel libero arbitrio della razza umana, perché tu con queste azioni cristiche, sintonia celeste, vibrazioni positive e azione soprattutto, sei di fatto entrato nella Confederazione. Quindi non è più un aiuto, è un dovere loro.
lo devono fare per dovere, cioè la legge gli impone di difenderti. Ma se non lo fai, è perché non lo stai facendo veramente, stai ingannando. Perché? Perché loro, altro che NSA, cioè loro vedono pure quando tu fai l'amore con tua moglie. A me fa piacere se vedono anche questo, perché è un atto creativo, è bellissimo. Se stanno, gli alieni stanno facendo così, io sono contento, perché sono i miei fratelli, io so chi sono. Quindi loro hanno la possibilità di seguirti passo per passo, anche attraverso gli animali. Le farfalle, per esempio, io sono in contatto con questo personaggio che mi affascina e mi entusiasma, si chiama Doniesis. Lui usa le farfalle spesso per darmi messaggi, perché il sole non è che arriva e si, il sole per incarnarsi come Gesù c'è un processo difficile, allora sceglie delle manifestazioni di natura evolute come le farfalle, i delfini, le balene, eccetera, per darti dei segnali. Quindi, ricapitolando, noi siamo immuni da tutto. Se c'è una legge che ci faranno fare i vaccini, fatela. Andiamo a difendere agli anti-vaccinisti, come si dice? No-vax, perché dobbiamo difendere i nostri fratelli. Questo sì, ma la nostra missione è più ampia, non che quella non lo è, più ampia. Abbattere il sistema criminale, che fa quello? Che se noi vinciamo la battaglia contro i vaccini, il sistema criminale dice, vabbè, bravi, adesso mi invento un'altra cosa. No, noi dobbiamo andare a scardinare il sistema criminale, che non farà più i vaccini, non farà più le radiazioni, non farà più le guerre. Questo è il nostro lavoro. Quindi, non so se ho risposto bene alla tua domanda. La domanda era perché l'anticristo da un lato fa distrugge l'umanità e poi se ne esce dando e aiutando apparentemente. Da un lato distrugge l'umanità, ma lui distrugge l'umanità povera. Lui vuole distruggere quello che lui chiama spazzatura. Come la chiamava Hitler, sì. Il popolo. Sì, il popolo. Gli emarginati, i poveri, i neri. Tutto ciò che, perché lui ha nella mente di mettere in atto il programma di Hitler, il Mein Kampf, e i neri dei quali lui si serve li usa per schiavizzarli. Non ci sono, che io sappia, personaggi di colore seduti nel consiglio di amministrazione. Ci sono miliardari, ma lui li strumentalizza. Per esempio, tutti i dittatori africani sono suoi schiavi, hanno venduto l'anima al diavolo. È un razzista, xenofobo, non ama i bambini, se li può sterminare li stermina tutti, tranne quelli che dice lui. È un personaggio un po' stronzo. Quindi vuole sterminare quel popolo che dà fastidio, e i poveri danno fastidio. Invece quando riesce a sottometterli i poveri, anche facendogli credere le favole, lui è contento. E quindi cerca di fare l'uno e l'altro, sì, tutte e due le cose. Quindi quell'offerta di benessere o addirittura di allungamento della vita è per quelli che lui reputa i suoi fratelli. Lui nel suo progetto vuole sterminare 2-3 miliardi di persone inutili, per poi allungando la vita. Inutili secondo lui. Secondo lui, certo, ovvio. Secondo Cristo invece sono utili. Se lui è l'anticristo, qualsiasi cosa dice, al contrario la dice Cristo. Qualsiasi. Anche quando dice parlatene degli extraterrestri, ma non fate parlate della seconda venuta di Cristo. Quindi sta dicendo una cosa positiva, ma ingannandoti. Ci proverà con altre diavolerie. Ma attenzione. La risposta del vaccino che guarisce, perché guarisce anche, non uccide solo, è un palliativo. A cosa? È un palliativo, adesso il diavolo mi ha portato via una cosa importante che stavo dicendo, molto importante. Lui sì,
un'anticipazione a quello che vuole fare realmente, di allungarti la vita. Qui ti vuole ingannare salvandotela. Perché sì, il vaccino guarisce, ma cosa comporta? Questo è il problema. Cosa ti... Schiavitù. Sì, esatto. Invece il suo intento è di trovare questo rimedio che allunga la vita. L'elisir della, lui lo chiama l'elisir della lunga vita, che è quello che cercavano i grandi alchimisti, però nel bene. Questo è in sintesi quello che so. Quindi ricordatevi, non ci sono radiazioni, malattie, vaccini, controvaccini, droghe, allucinogeni, persino le radiazioni atomiche, io ne so qualcosa. Che vi possono fermare se siete in sintonia con la terra, se siete in sintonia con voi stessi, se siete in sintonia col cielo, ma con le azioni. Se no, non c'è cielo che tenga. Va bene, io ci sono domande, darei spazio al È buona pubblico. quell'acqua. Alzate le mani chi vuol fare qualche domanda. Nessuna domanda. Manuel, c'è una domanda. Manuel. Microfono arriva, c'è il cugino di Gesù. Sì. Giorgio, mi rendo conto una domanda a risposta ampia, ma per essere un miglior soldato di Cristo, cosa dobbiamo chiedere a Cristo? Ma io che l'ho conosciuto glielo chiedo direttamente. Lui mi ha detto devi fare quello che ti dico io. È così semplice la risposta che può anche essere infinita. Affidarci. Ma non da ignoranti. Lui vuole che siamo colti, che leggiamo, che ci prepariamo, che capiamo le verità scritte in questi libri, nel Vangelo, soprattutto nella Bibbia, nei messaggi spirituali, nei messaggi degli extraterrestri, nelle conferenze di Pierre e nella ricerca tua individuale, se sei come sei nella nostra opera, tutto ciò che è la nostra opera. Ma poi ti devi affidare. Affidare significa fare quello che il cielo ci chiede. Questo. Se io sono il tramite, fidati. Vedi, in questo momento non siamo nel 1998, né nel 96, né nel 70, né nell'80 e nemmeno negli anni 2000. Siamo nel 2021. Adesso siamo in guerra. Nel 2017, 100 anni dopo Fatima, si è scatenata la guerra. Io lo so, perché la Madonna ce l'aveva detto, e questa guerra è il male contro il bene, l'Armageddon, siamo in guerra. Da quell'anno io ho iniziato a organizzare degli eserciti di difesa e di attacco. Quindi quando c'è una guerra non c'è democrazia. C'è il comandante, i soldati, i colonnelli, i capitani che danno ordini e i soldati devono seguire. Però devi seguirlo con coscienza, che il soldato, se gli dai un fucile in mano e lo mandi in guerra senza che l'hai addestrato, sei un comandante pazzo. Quindi il soldato deve sapere cosa deve fare, uno, e secondo lo deve condividere. Se non lo condivide, nel caso dell'esercito c'è la corte marziale. Se invece nel nostro caso c'è che uno si sceglie la sua strada, non c'è corte marziale. Però a me interessa, visto che la domanda riguarda il nostro movimento, cosa chiedere a Cristo, voglio essere un tuo soldato. Quindi mi affido ai tuoi capitani, ai tuoi comandanti per fare quello che devo fare e so cosa devo fare. Non è che è un segreto. Che io ti dico, Manuel, fai questo, vai dietro a quel pino e fai questo, ma io perché ci devo andare? Il motivo lo sappiamo, per essere giusto con la storia, sono dal 1952 che leggiamo la stessa fresca. Cioè, questi discorsi da Eugenio Siracusa ad oggi, cioè Pierre vi sta amplificando io cose che il cielo ci dice da quasi 100 anni.
Quindi che cosa dobbiamo sapere di più? La cosa in più di oggi, 2021, che è iniziata nel 2017, è che siamo in guerra. Prima eravamo in guerra spirituale, adesso anche fisica. Fisica, cioè noi siamo in guerra fisica. L'unica cosa che non facciamo rispetto agli altri è che spariamo barlottole, noi spariamo vocali, noi spariamo insegnamenti come devi mangiare nel caso di questa sede, come devi scoprire la mafia, come devi votare nella politica, come devi aiutare il prossimo, come devi guardare gli extraterrestri, che gli extraterrestri, da fatti recenti, se li guardi e ti fai i cazzi tuoi e poi diventi uno che disturba, gli extraterrestri ti cacciano. Chiaro? Quindi noi dobbiamo avere il valore elevatissimo dell'etica, cioè noi non possiamo sbagliare come gli altri, peccati ne possiamo commettere, ma noi dobbiamo essere etici, perché il soldato, il valore primario che c'è il soldato è la disciplina e l'obbedienza per fare la guerra, se no te ne vai a fare la tua guerra della cretinaggine che c'hai nella testa. Ecco, questo è il movimento che io ho creato negli ultimi 4 anni, ognuno col suo compito, perché visto che siamo in questo bellissimo territorio, qui la guerra la devi fare penetrando nelle leggi e facendo mangiare la gente prima che muore di malattie, e questa è la guerra, e noi partecipiamo e solidarizziamo. Poi c'è la guerra di divulgare il messaggio giusto, con l'informazione giusta, e c'è la guerra contro la criminalità. Siamo in una guerra. All'interno abbiamo i nostri bambini, dobbiamo stare insieme e ci dobbiamo alimentare di questo. Quindi ecco che le arche non le ho sciolte, perché le arche le voglio caserme di militari che mi fanno la guerra con me, la guerra contro il male. Poi se abbiamo un minuto per stare a andare in spiaggia, o stiamo con i bambini, o guardarci l'Italia, che c'è? Anche il soldato si deve, la sera si spoglia dalla divisa e si distrae. Ma la mattina alle 8 c'è la guerra! Dobbiamo combattere! Dobbiamo trovare il tempo anche per pregare, per fare la comunione, i battesimi, leggere i libri bellissimi di Marco, ascoltare le conferenze di Pierre, perché poi ci alimentiamo e trasferiamo, però la faccia dobbiamo dare. Quindi che cosa possiamo fare, Manuel? Fate quello che vi dico io, punto, fine, questa è la risposta. Ognuno nel proprio settore, ma attenzione specifica, non è che ogni mattina mi devi chiamare, devo andare a fare la pipì, tu devi sapere cosa devi fare, io a livello strategico ti devo aiutare, strategico. Quindi la strategia di chi è generale non entra nello specifico. Per come dire, oggi che pianto? Patate biologiche o cereale biodinamico? Ma veditela tu cosa pianti, che ne so. Però se tu, io ti posso dare un aiuto strategico per se il male attraverso una legge, cosa dobbiamo fare? Ecco quello. Io intervengo perché il cielo mi deve dare un'istruzione, se no stai col faraone o stai con Mosè. Io al padre gli dico, ma tu chi stai? Con Mosè. Se io sono Mosè, dacci un'indicazione, e io do indicazioni. Poi ci sono nel caso mio dei lavori di mia competenza, che lì non entro solo strategico, lì entro anche nel merito, come il giornale antimafia, come il messaggio spirituale, ma su altri che io ho sposato ma non sono direttamente di mia competenza, come Funima, come l'alimentazione, io do delle linee se mi viene chiesto aiuto, perché io mi fido così tanto. Quando mi viene chiesto, secondo te come dobbiamo procedere qui? E cioè, questo è il lavoro. Quindi affidarci, e anche nei momenti di prova avere fede che vinciamo. Perché vinciamo? Mazza che motociclisti quelli. Bene, altre domande? Carlo, poi gli orari. Sì, stabilisci tu. Che ore sono? Alle 9 dobbiamo chiudere?
un quarto d'ora. Alle 9 è lì la... Allora, 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Sì, io risponderò più celermente se ci sono diverse domande. Sarò più sintetico. Io, per me, se mi fate parlare di ste cose fino alle 4 di mattina, non c'è cena, niente. C'è. Come i vecchi tempi, parlavamo fino anche alle 2, alle 3, eh? Prego. Anche oltre. Anche oltre. Carlo, un'altra domanda Oscar fa... ce l'hai tu? Sì, io ce l'ho un'altra domanda. Un'altra domanda. Microfono. Vai. Niente, io... Tu sai che Beppe Grillo abita qua vicino. Sì, sì, lo so. Andiamo a trovarlo. A Marina di Bibbona. Sì, sì. Secondo te c'è qualcosa di recuperabile? Perché adesso si... Per stare sul concreto, ecco, su cose, su temi che tutte le persone ne sentono parlare. Questa, diciamo, lotta tra Conte e Grillo, cioè c'è qualcosa che si può salvare o lì oramai è... È tutto andato. Guarda Carlo, lo sai che a me piace tantissimo cercare di salvare il salvabile. Ho detto prima che ci sono elementi di valore in questo movimento. Credo anche attualmente, io conosco quelli che si sono dissociati bene, ma ci sono ancora persone che continuano a seguire e sono talenti. Mi è stato insegnato da magistrati che io stimo e mi hanno dato un insegnamento di vita, mi permetto di dire questo: bisogna parlare con i fatti. E questi magistrati mi hanno insegnato che quando loro rappresentano la pubblica accusa o addirittura giudicano, cioè stanno avendo nelle mani la vita delle persone. Non parlo dei magistrati corrotti, parlo dei magistrati di altissimo valore etico. Quindi quando indagano o giudicano, cioè loro hanno la vita delle mani, nelle mani. Quindi devono spogliarsi. Se sono amici, se sono simpatici o antipatici, devono guardare solo i fatti. Perché solo con i fatti e le prove si può giudicare una persona. Allora, se prove non ce n'è, bisogna assolverlo. Se ci sono dubbi sulle prove, bisogna assolverlo. Se ci sono prove inquinate, mezze vere e mezze false, non per amore di quelle vere, bisogna giudicarlo, bisogna assolverlo. Quindi bisogna condannare una persona, secondo questo valore altissimo, condannare nel caso della magistratura, nel caso nostro bisogna giudicarlo, cioè valutarlo, nel caso solo quando ci sono delle prove schiaccianti. Che cosa sono le prove schiaccianti? Le prove schiaccianti non solo sono i testimoni oculari, cioè tu mi racconti, lui mi racconta, quello mi racconta di un fatto, ci sono le coincidenze d'orario, i telefoni erano lì, i vicini di casa hanno sentito, sono indizi. Bisogna verificare di più. Ma se tu mi racconti, lui mi racconta, lei pure, e ci sono le fotografie, i filmati e le intercettazioni, quella è una prova senza ombra di dubbio. E quando ci sono le prove senza ombra di dubbio, la persona va condannata secondo il reato che ha commesso: omicidio, ergastolo, truffa, 10 anni, calunnia aggravata, 4 anni, minacce, 3 anni, rapina, 5 anni, eccetera. Nel caso di Grillo ci sono prove filmate, fotografie, testimonianze, atti politici, atti popolari, petizioni di leggi che ha fatto, che lo inchiodano che lui ha tradito il popolo che ha eletto. E la testimonianza è non solo del popolo che ha ricevuto le promesse non mantenute, ma la testimonianza è della sua condotta infame. Burattino nelle mani di forti poteri e di un personaggio lugubre, un personaggio che è stato messo sotto scacco da altri poteri con la vicenda di suo figlio.
L'hanno preso per le palle e lui ha fatto quello che gli hanno chiesto. Che cosa gli hanno chiesto? Distruggi il movimento. Perché ho ragione di credere che la vicenda del figlio, non lo so se è stata casuale o causale, è stata presa da certi poteri per dire adesso tu la fai finita e distruggi il movimento, se no noi distruggiamo te, tuo figlio e tutta la famiglia. E lui si è adattato a questa richiesta. Questa è ancora un'ipotesi che mi fa pena da cristiano. C'è l'altra, però non ne ho le prove. Se ce le ho, te lo dirò. Che lui è pezzo del sistema criminale. Sin dal primo momento. Prendere nelle mani tutti gli uomini buoni e giusti possibili, manipolarli e alla fine fregarli come sta facendo. Perché se quei ragazzi andavano col PD o con quello o facevano un movimento e alla fine avrebbero avuto il potere d'Italia nelle mani, l'Italia poteva cambiare. Invece se abbiamo l'infiltrato, Giuda, Moretti con Moro, i servizi segreti con la mafia, abbiamo l'infiltrato, noi possiamo controllarlo e poi abbatterlo. Questi non sono chiacchiere, sono fatti. Rispondo alla tua domanda. C'è solo da abbattere questa persona, abbatterla. E se abbattono i nemici, inesorabilmente, implacabilmente, abbatterlo politicamente, mandarlo a casa, anche a pedate nel culo, perché le merita tutte. Conte si è fatto abbindolare, come tutti gli altri. Un altro personaggio lugubre, un personaggio assolutamente da stare lontano e ha un posto chiave nel nostro paese, il ministro degli esteri Di Maio, è un altro personaggio lugubre. Non mi meraviglio che questi personaggi abbiano incontrato Matteo Messina Denaro in persona per fotterci a tutti. Non mi meraviglierei, non ho le prove, ma non mi meraviglierei che personaggi come Di Maio o il Grillo abbiano incontrato personalmente Matteo Messina Denaro, che è un personaggio chiave per la storia del nostro paese. Se parla lui cade tutto il paese, banche comprese. È meglio che se lo tengano lì latitante. Prego. Franco, tu vuoi fare una domanda? No, io diciamo ringrazio molto. Ma c'è anche Omar. Chi è Omar? Ringrazio molto il contributo di Giorgio per quello che è il compito nostro al Cerreto. E a dire la verità, a me era venuta anche un'idea per completare questo lavoro, ancora mi era venuta prima del Covid, che era quella dell'azienda agricola non solo produttrice di cibo, ma anche di salute nel senso terapeutico. Ottimo. Un'azienda terapeutica e che aveva un compito importante spirituale anche verso i giovani, perché è importante che i giovani vengano in campagna a comprendere il lavoro con la natura. Questo secondo me è molto importante, per cui Giorgio ti ringrazio di questo contributo che ci dai. Grazie a voi e a te. Grazie. Allora l'ultima la fai tu. Ah, un'altra, bene, bene. Michele. Ottimo. Sì, ciao Giorgio. Attenzione al ritorno. E volevo chiederti se potevi spiegarci quella espressione nell'Apocalisse in cui si parla dei due testimoni, dove dice che saranno vestiti di sacco, legata al concetto di spogliarsi di tutto, insomma. Sì, e intanto quello è un passo molto simbolico, ma ho ragione di credere che ci sono anche che si può dare un'interpretazione proprio netta di fatti alla lettera. Sì, parti che da seguire alla lettera ce ne sono. Quindi questi due testimoni intanto esistono, ma sono quattro, perché sono androgeni, cioè sono Enoch, Elia, Scila e Tabita. Scila e Tabita sono le donne che possono essere mogli, possono essere figlie, sorelle di questi personaggi. Essendo dei geni solari, sono
androgeni in natura, quindi quando scendono sulla terra si dividono in maschio e femmina. Se poi nasce una figlia o un figlio, si completa la loro identità. Per noi è difficile questo concetto, ma poi un giorno possiamo parlarne. E sono dei personaggi che nella Bibbia vengono indicati come i profeti dell'Apocalisse, i due ultimi profeti che Dio manda sulla terra prima del ritorno di Cristo. E sembra dalla scrittura che opererebbero pubblicamente predicando la parola di Dio, e un giorno vengono uccisi in una piazza di una grande città e poi risorgono di fronte a tutti e se ne portano in una nube, che poi sappiamo che sono astronavi. E allora il simbolo io lo vedo nella questione della morte e della resurrezione, però non posso escludere che sia anche la lettera. Lo vedo anche nel vestito di sacco. Il vestito di sacco è l'umiltà. Non sono, quando ti dice la Bibbia, saranno vestiti di sacco, traduzione nel linguaggio moderno, non sono potenti. Politici, banchieri, papi, sono persone cittadine semplici. Magari che servono il popolo, però cittadini. E certamente si fa capire che sono anche mistici. Se io, mettiamo un esempio, dovessi essere uno di questi, più mistico di me, ma non mistici preghiera, mistici lavorano nella mischia, che c'è un passo, e proclameranno la parola di Dio e indicheranno i mali. Quindi per indicarlo non puoi stare nel monastero, devi andare in mezzo alla gente. Che io ho sempre detto, ma questo non è un mistero, che i due testimoni sono il nostro punto di riferimento massimo, addirittura che io sono uno dei due testimoni, insomma è scritto dappertutto. E che l'altro è occulto, non ha importanza parlarne, anche perché non ne posso parlare, anche perché non se ne deve parlare, perché magari deve essere un personaggio molto vicino a noi, ma che svolge un lavoro assolutamente importante e che comunque penso sia con noi, certamente. Loro indicheranno, quello che ho detto prima, loro, lui, parliamo di me, tanto, anche perché adesso qui non è presente nessun altro testimone, riferendoti a quel passo del Vangelo, tutti insieme siamo testimoni, Marco è più testimone di me, Sandra anche, quindi noi nella teologia rappresentiamo i due testimoni, ecco c'è una parte anche simbolica. Certamente saremo quelli che indicheremo la faccia dell'Anticristo, io già l'ho conosciuto, quindi non so cosa vuoi sapere di più. È la nostra opera, è la nostra opera. Senz'altro è la nostra opera, cioè nei due testimoni uno dei due sicuramente svolge la nostra opera, e in questo caso siamo noi. Potrebbero essere tutti e due inseriti nella nostra opera, ma questo è un argomento che non ne parlo. Parlo solo di cose che si rivelano da sole o che ci siano segni. Io ho cinque segni, e quindi ho rivelato. Quando si rivelerà qualche cosa non solo di umano ma di altissimo valore spirituale, allora lo posso dire. Io chiederei... Sì. C'è Marco. Marco, sì, io... in zona Cesarini. No, una domanda semplice. A che ora si mangia? Esatto. No, visto che in questi giorni si parla di quello che sta succedendo in Canada, dove ci sono degli incendi che sono collegati a dei lampi che dovuto alle temperature, volevo
visto che tu hai parlato in diverse occasioni di come la natura stia cercando di... Volevo che tu magari... Certo, ma guarda, prendiamoci questo apparente parentesi di tregua, perché tra qualche mese, forse un anno, arriva un altro colpo di spada di Dio, se non c'è un cambio. Se ci sono segni di cambio, la tregua può durare molto. Questo cambio lo possiamo creare anche noi, nel nostro piccolo. Attraendo, sensibilizzando, facendo proselitismo con le persone, con i giovani. Sai, c'è quel passo della Bibbia che non dobbiamo dimenticare mai. Questo non lo dovete mai dimenticare. Quando Abramo gli dice, Signore, ma se ne trovo 10... a Sodoma. Sodoma era infestata di diavoli e impestata di AIDS, che si accoppiavano con gli animali, le donne con gli animali maschi e gli uomini con gli animali femmine. Non c'erano solo quello che abbiamo visto nei film, le orge, c'era l'accoppiamento animale-uomo. Questo creava dei mostri, perché poi uscivano incinta lo sperma degli animali nei seni, negli organi genitali delle donne, quindi si stavano creando delle manipolazioni mostruose, oltre che erano pieni di arbaro, uccidevano senza motivo, un sacco di storie, come oggi noi che siamo. E allora, ma Signore, ma se ce ne troviamo 10, e per quei 10 risparmio 9, 8, è arrivata 1, ma se ce n'è uno, per quell'amore di quell'uno, risparmio Sodoma e Gomorra. Che cosa ci vuole dire questa parabola, che poi è un fatto vero? Che se noi aumentiamo la massa critica di persone sensibilitate, di giovani che si risvegliano, probabilmente il Signore allunga più i tempi, non per farci soffrire, ma per darci la possibilità di portare più anime a Lui. Ma se le risposte nei prossimi mesi sono mediocri, perché noi comunque stiamo lavorando, cioè, adesso tutte le critiche che vuoi fare a noi stessi, ma noi ci stiamo facendo il mazzo. Ora, se le risposte sono mediocri di risveglio, di partecipazione, e parlo di vita sociale, proteste sociali, giovani, eccetera, e allora il Signore non solo va avanti, ma li accorcia i tempi. Quindi noi giochiamo un ruolo importante. La mia impressione qual è? Perché è importante la mia impressione. Che può darci una buona tregua, ma poi cala giù la mannaia. Noi non ci dobbiamo preoccupare di niente, né a livello di sopravvivenza, né a livello di lavoro, perché noi siamo un'oasi nel deserto. Ce l'hai presente il deserto? Il deserto del Sahara, dice, io sto morendo, muore di sé, c'è un'oasi. E l'oasi in quel cavolo di deserto non c'entra niente, dovrebbe essere secca, niente acqua, però lì tutta la sterilità del terreno del deserto non solo non la tocca, ma c'è una falda sotto che la alimenta. Noi siamo le oasi del deserto. Ma se però nelle oasi del deserto noi disubbidiamo, o ci comportiamo male, o tradiamo, o diventiamo materialisti, l'oasi si secca e il Signore scatena la bufera di sabbia. Grazie a tutti, lei. No, facciamogliela fare, ma ci mancherebbe. Scusi, aspettiamo di. Siamo qui che in ansia per le vostre domande. Certo, allora, come al solito dall'ultimo minuto si svegliano tutti. E questa mi è venuta adesso. No, ma signora, io sono qua, ci rinuncio alla cena anche. Io stavo pensando, cosa gli posso chiedere a Giorgio? Cosa gli posso chiedere? Signore, illuminami, dimmi cosa. E mi è venuta alla fine a questa qui. Prego. Allora, noi siamo entrati in quest'opera non da molto tempo e ci siamo aggrappati all'arte. Beati voi.
ci siamo aggrappati all'arca. E gli ultimi saranno i primi. La mia domanda è questa. Io non so fare niente. Come faccio? Cioè, nel senso, io conosco tra qui, nell'opera, persone che danno veramente un grande contributo. E sia culturalmente, sia letterariamente, sia in tutto, spiritualmente, in tutto. Però io non vedo in me niente che possa essere di contributo per l'opera. Come ti chiami? Roberta. E da dove vieni? Castiglione del Lago Assisi. E di quale arca fai parte? Gubbio. Sei sicura che non sai fare niente? So cucinare, sono mamma. Sono mamma di 3 figli. Ti piace andare all'arca? Sì. Credi? Tanto, infatti dico, ma chissà... Quanti anni hanno i tuoi figli? Lui ce n'ha 31. Tu credi pure? Sì, sì, certo. Sì, sì. E allora? E ce n'ho 2, altri 2. Ti posso dare un compito? A te mamma. Sì. Fammi la mamma. Vai all'arca. E quando vengo, cuciniami una buona pasta. Grazie. Intanto fai questo. Stai vicino a questi ragazzi. Sei, senza saperlo, senza accorgertene, puoi diventare la nostra forza. Grazie. Prego. Bene, e allora io vi lascio dicendovi che, ringraziandovi con tutto il cuore e con tutta l'anima, ringrazio Carlo, la sua famiglia per averci dato questa possibilità, e vi voglio confessare una cosa. Prima di venire qua stamattina non ce la facevo alzarmi, avevo sonno, io dormo poco, ma le cose che sapete, i miei problemi fisici, ma se non ce la faccio intervengo per streaming. Poi ho sentito una forza interiore, mi sono alzato, mi succede altre volte. Però il vero problema mio, la tentazione che ho, è la stanchezza spirituale, che mi fa sentire apatico, quasi indifferente. E quindi mi viene un grosso problema. Come affrontare questa apatia, questa indifferenza? Penso ai miei figli, penso a Sonietta. Penso al Signore. Mi piace tanto fare il direttore antimafia, mi dà entusiasmo. Quindi lì non ho apatia e indifferenza, ce l'ho quando devo fare una conferenza spirituale, quando devo sanguinare. Anzi, c'ho anche paura. La supero con la fede in Cristo, però grazie a voi, perché il pubblico, i fratelli, parlare e rispondere alle domande mi fanno tornare con l'entusiasmo che avevo quando giravo il mondo e parlavo di Cristo instancabilmente. Quindi io sono venuto secondo voi per darvi le risposte, ma voi mi avete dato stasera la gioia di servire quest'opera, che spesso me ne voglio uscire. Quindi vi ringrazio di cuore.